ci siamo. Domani Kim Jong-un e Donald Trump si incontrano. Dopo tanta attesa e tanta incertezza, il vertice tra il dittatore della Corea del Nord e il presidente degli Stati Uniti si farà. A Singapore, non a caso, la città-stato del sud-est asiatico, ricchissima e ultrasicura, una fortezza dorata che ha buoni rapporti sia con gli Stati Uniti che con la Corea del Nord. Trump e Kim Jong-un sono già arrivati con i rispettivi staff che stanno mettendo a punto il canovaccio del vertice. Ma con due capi del genere potrebbero esserci sorprese. D'altronde questa storia comincia proprio con una sorpresa. Il giorno di Capodanno, Kim Jong-un, dopo mesi snervanti pieni di test missilistici e di minacce, dice di voler riaprire il dialogo con la Corea del Sud. E in effetti si incontra due volte, ad aprile e maggio, con il presidente sudcoreano Moon Jae-in, lungo la linea che divide in due la penisola dai tempi della guerra del 1953. Nel dialogo si inserisce, a modo suo, il presidente americano che minaccia e blandisce Kim Jong-un, un linguaggio che il dittatore nordcoreano pare apprezzare, anche perché, secondo gli osservatori più attenti, chi potrebbe guadagnare di più dal vertice è proprio lui. Certo, ha sospeso i test sui missili, ma non ha smantellato l'arsenale atomico e comunque ha un esercito e armamenti convenzionali così vasti che anche qualche riduzione non lo indebolirebbe, anche perché il controllo totale sul suo popolo lo esercita con la polizia segreta. In cambio, Kim incassa un riconoscimento internazionale che né suo padre né suo nonno hanno mai avuto. Da parte sua, Trump ha bisogno di un trionfo diplomatico, anche solo apparente, per rompere l'isolamento in cui si è ficcato prima e dopo il G7 e con cui nutrire il suo ego. Chissà mai che ci scappi un Nobel. Resta il fatto che l'incontro di domani è promettente, soprattutto se non sarà l'unico. Secondo indiscrezioni, Kim Jong-un avrebbe invitato Trump a Pyongyang il prossimo mese. Per ora c'è da pregare che vada tutto bene, come ha invitato a fare Papa Francesco ieri all'Angelus. Visti i due protagonisti è il minimo, o forse il massimo.